Là, salve a tutti, sono Ber e prima di registrare questo episodio sono andato un po' correndo come un idiota per tutta la mappa, cercando, diciamo, un luogo dove trovare appunto la lana, però senza vedere, no? Cioè, da lontano. Ho notato appunto quel castello che si vede anche da qui. Quello strano edificio che sembrerebbe un luogo dove appunto prendere la roba, cioè vendere la lana, ma in realtà è solo una macchina per far sparare ai mob le frecce. Praticamente ci sono dei dispenser che fanno sparare frecce. Non serve a niente, praticamente. Però potrebbe servirmi quando avrò un arco e vorrò fregarmi delle frecce. Un altro è quello che non mi ci sono neanche avvicinato perché non so come avvicinarmi, e un'altra è una foresta. Una foresta al di là di quelle montagne dove io andrò. Adesso, però, vorrei fare una cosa, ovvero vorrei mettermi qui e prendere tanta 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 come cavolo si chiama? Netherrack. Voglio fare un ponte per andare lì e voglio andare in quella casa, perché sono curiosissimo di vedere cosa c'è in quella casa. Poi vorrei andare a vedere il castello, che l'ho visto solo da sopra, che ci sono quattro spawner di ghast. Sì, quattro spawner di ghast. Spero che le pronunce siano giuste. E proseguiamo con lo scheletro. Quello zombie non mi segue più. Poi non so come dovrò fare quando uscirà la 1.2 che i mob diventano anche intelligenti. Non ne ho idea. Qui me la cavo soltanto perché sono stupidi e vanno nel fuoco, cadono e roba varia. Cosa succederà con la 1.2? Probabilmente non la userò. Continuerò ad usare l'1.1 perché questa mappa è stata congegnata per l'1.1. Sfrutto le caratteristiche della mappa a mio vantaggio. Lol. Vabbè, adesso prendendo tanta tanta di sta roba qua, cercando di non consumare totalmente il piccone perché potrebbe servirmi. Vedete come sono stupidi i mob? Oh! È stato anche in grado di saltare. A far bacco, ma sono davvero facili da evitare. Non è che con la 1.2 diventino chissà che geni dell'inseguimento, però un po' diventano un po' più intelligenti, dai, quel poco che basta per rompere i maroni. Allora, adesso non si vedono mob all'orizzonte, quindi direi di incominciare il mio punte. Allora, vado di qua, poi vado di là, vabbè. Si vedrà durante la costruzione di quest'ultimo. Costruiamo, costruiamo il ponte, costruiamo, costruiamo il ponte. Devo stare anche attento. Non ci sono scheletri, ottimo. Costruiamo, costruiamo questo ponte del cavolo. Costruiamolo, il ponte, il ponte, il ponte. Ok. Il ponte, il ponte, il ponte, costruiamo questo ponte, 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 ponte. Ok, sono quasi arrivato. Ponte, 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 ponte. Un ultimo sforzo, però ho solo due cubi. Ponte, ponte. Potrei anche saltarci, però poi non so come tornare, quindi direi di tornare dietro, prendere qualche altro cubo, posare il piccone e andare all'esplorazione. Oppala! Cubi, 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 prendere i cubi. E cubi, e le mie canzoni che fanno schifo. Oh! Santo Gesù Cristo! Ecco, così è un po' più sicuro. Spero che non si siano spawnati scheletri che mi facciano cadere. No, un ghast spawn, no. Vabbè, cobblestone. Con la legna che ho visto e quella cobblestone potrei farmi un altro piccone. In caso questo finisse. Boom! Venite a me, piccoli scheletri, zombie. Venite, bravi. Bravi gli sciocchi. Adesso. Ok, posso anche tornare dietro.
Ok, sì, torno dietro. Dietro. Oh, un creeper, non ci voleva. Boom! Pugno della vittoria. Che bel paesaggio suggestivo, però, dai. È un inferno, ma è un passaggio suggestivo. Allora, adesso andiamo a dormire. Posiamo il bellissimo piccone semirotto. E vado a vedere cosa c'è in quella cassa, finalmente. Oh, è da tanto che sogno questo momento. E presto riuscirò a vedere cosa si nasconde in quella casa. Papà, papiro, papà. Dormi, dormi, ok? Sono passati ben 5 minuti e 46. Papà. E andiamo, yeah! Andiamo a vedere cosa c'è in quella dimora. Andiamo, andiamo. Corro perché tanto sicuro morirò. Quindi, non... E poi il regolamento non vieta di morire per rigenerarsi l'appetito. Quindi posso fare quello che cazzo mi pare. Tu, corri, corri. Tre creeper, l'allegra famigliola. Anzi, quattro. Ma non mi prenderete mai vivo! Oh! Invece sì che mi hanno preso. Vai. 5. Incominciamo. Oppla. Corri, corri, corri a vedere la casupola. Corri, corri, corri. Non cadere come lo scemo. No. Quei dannati creeper, spero che si siano ammazzati tra loro. Eh no, e uno è sopravvissuto, però cade come lo scemo. Ovvio. No, mi hanno pure distrutto il ponte per risalire, bastardi. Bastardi. E io lo rifaccio. Loro lo distruggono, io lo rifaccio, non ci sono problemi. Prendiamo un po' di rope. Ok, riecco qui un ponte nuovo di zecca. Ok, stavo pure cadendo. Tu farei una fine atroce cadendo dal burrone. Entriamo subito in quella casa. Un letto, anzi due. Oh, oppe barco. Mi suona di trappola questa. Mi suona tanto di trappola, non so. Mi sa che se dormo qui rimango bloccato nella... Sì, che bastardi. Se dormo qui rimango bloccato nell'ossidiana e muoio. Io me li porto i letti. Mica sono così stupido da dormire qui dentro. Oh, salve, Mr. Creeper. Cos'è che fa là fuori? Entri dentro, la prego. Porca... Ah, la cobblestone è infrangibile. Lul. Oh, la prego, vada a morire ammazzato. Insieme. Oh, cavolo. Ah, la cobblestone è infrangibile. Tranne che per il creeper. Il creeper può benissimo distruggerla, purtroppo. Se però è altamente. Vai, brucia, brucia. Vai e brucia, bastardo. Sì, adesso per censurare le parole... Sconce, cioè, le altero. Cazzo diventerà cazzio. Bastardo diventerà bastardo. E le altre parole non so com'è, perché sta correndo da solo. Ah, salve. Cos'è che fa qui? Ok. Cosa sta cercando di fare? Ma muori. Però è duro. Non leva niente, però è duro da ammazzare. Ce n'è un altro. Salve. Lei ancora non si è deciso di morire, vero? Non le piace tanto. Ma quando cavolo muore? Saranno 3 ore che cerco di ammazzarlo a pugni, ma non vuole proprio morire. Almeno entrasse. No, non vuole morire.
Guardo. E muori tu. Ma sono 3 ore che lo sto prendendo a pugni. E ma santo piri. Aia, sto male. Vado a sparare. Aspetta, venga all'interno. Ma dov'è che esci tu, piccolo? Ma che sono fastidioso che hanno questi. Cos'è questa cella? Una specie di canna fumaria! Tanto piripillo! Bello! Mua. Tanto è infrangibile, non si rompe mica! Che belle cose! Una bella spada di ferro, un arco, delle frecce. Le frecce so anche dove prenderle. Quindi adesso posso ammazzare qui. Ok, meglio non sprecare le frecce su questi nabbi. Questi posso benissimo prenderli a spadate. Uè! Ah! Yeee! Sono morto! E vai! Cacchio! Quei bastardi di merda. Aspetta, di merda. Mi stanno ammazzando. Veramente mi hanno anche ammazzato di già, però. Spero che la mia roba non sia andata persa del tutto. Yeah, avevo trovato tutta quella bellissima roba. Qua siamo anche a 12 minuti. Uno. Ah, l'avevo visto per uno spider giochi. Oh, è pericoloso quell'arciere. Bastardi, andate via. No. 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 Dov'è la mia roba? Cobblestone. Ah, frecce. Letto. Boom. Ah. Sono ancora vivo. Ma la madonna. 1, 2, 3, 4 creeper. Uno scheletro e un ragno. Mi sembra sensato. Mi sembra sensato. Come cacchio devo fare? E la madonna. Posiamo sta roba qua. Domani. Domani. Ah. La buona gamba. Ok, esploso, mi sa che mi ha buttato giù la casa, ma io voglio di nuovo la spada almeno. L'arco, se non sbaglio, che pure ho perso. Dov'è? L'arco è il cavolo. Se pure c'era, me l'hanno dibruciato. Santo Dio. Ah no, eccolo là. E la spada. L'ho trovata la spada. Però ho l'impressione che tra poco morirò, quindi ritorno dentro un attimo, recupero la roba. Che cavolo ti hanno messo a fare a te? Non servi a niente. Devono anche non implementarti. Allora. Recuperata la cobblestone. No, 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 vado. No, ok, riposiamo tutto qua. Ah, anche un cobblestone slab. Via, via, via tutto. Ah, è vero, adesso gli archi hanno anche là. La barra. No, 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 no. Dov'è la spada? 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 La tutti in uno di questi buchi. Dov'è? Adesso non muoio. E vai! Quei fantastici ghast. Quanto li amo. Quanto li amo. Quei bastardi di merda. Quanto li amo. Quanto li amo. Ah.
Non sempre riuscirò a controllarmi e quindi a censurare le parole, quindi spesso le parole saranno naturali. Dov'era il ponte? Ah. Dimenticavo. No! No! Ma vaffanculo! Paffarbacco, sono caduto. Non è possibile! Accado pure mentre corro! Qua siamo anche a 15 minuti e mezzo. Devo muovermi a recuperare la spada, santo Dio. Qua, dopo 4 minuti, la roba scompare. Muovermi a recuperare la roba. Non vogliamo mica che una spada di ferro vada a puttane. No, aspetta, devo trovare qualcosa che vada a baldracche. Baldracca, puttana, sì, stiamo lì. Quindi possiamo usare baldracca per censurare la parola, quella parola. Olè! Non è che voi vi scandalizzate, però noto che spesso sono molto volgare, quindi vorrei coso sulla casa. Creeper che cadono dal cielo, cercano di ammazzarsi con l'aiuto dei ghast, però non ci riescono perché sono prova. Ok, adesso tutta sta roba, ho recuperato tutto più o meno. Adesso vorrei tornare nella mia dimora originale. Però non vorrei cadere come un idiota. Ed è questo quello che mi mette più paura. Cadere come un idiota. Adesso ho anche più letti. Quindi la cosa sarà davvero ottima avere più letti. Perché così, grazie a questi letti, potrò fare altre basi. E non per forza una sola. Ok, adesso concentrati sulla strada. Vado a posare la roba. Tu 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 tu. Io avevo un piccone o mi sbagli? Ah no, aspetta. Mi sembra che l'ho posato il piccone. Sì, l'ho posato. Paffarbacco. Ah, anzi, suggeritemele voi qualcosa, dato che voi cioè voi sapete cosa dicono i video, io alcune volte non ci faccio neanche caso, magari me lo dite voi le parolacce, chiamiamole così, che dovrei maggiormente censurare e se non l'ho già fatto in questo video, come censurarle? Grazie, ok, mi serve un'altra cesta da dove buttare sta roba. Prendiamo la roba che vale di meno, come il Netherrank, e ci posiamo l'arco, che è l'arco, è l'arco. Capitano ovvio colpisce ancora. Come solo due di cobblestone? Vabbè. Prendiamo i cobblestone slab che non servono a niente. Sottolineando niente. Niente. E vabbè, le frecce me le porto. No, e anche le frecce vorrei posare. Vabbè, tanto devo solo recarmi a rubacchiare. Anzi, no. Vorrei distruggere lo spawn, così potrei stare lì in santa pace e demolire la casa. Così mi prendo cioè gran parte della casa, così mi prendo la roba. Quindi prendiamo il piccone dei maestri, anzi prima, ma prima andiamo a dormire. Sleep time! O forse dovrei aspettare la prossima puntata? Sì, dovrei aspettare la prossima puntata. Quindi, per questa puntata è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata e ciao ciao!